potrebbe andare un po' più nello specifico e spiegarci come ha utilizzato i modelli di stock flow consistent per analizzare le problematiche dell'economia greca? Sì. Diciamo c'è un aspetto un po' più di medio-lungo periodo, perché il nostro obiettivo era quello di costruire per l'economia greca un modello in grado di fare previsioni a 2-3 anni di scenario. Le previsioni di scenario sono quelle in cui a noi non interessa, diciamo, indovinare qual è la crescita del PIL tra 3 mesi, ma di capire se tra 2-3 anni c'è crescita, c'è un calo della disoccupazione, come vanno i conti con l'estero e così via. E siamo partiti dai conti nazionali che erano disponibili per la Grecia e ci siamo subito accorti che i dati erano di bassa qualità e soprattutto erano piuttosto corti, ma fondamentalmente che rispetto a quello, diciamo, all'analisi dei saldi settoriali di cui dicevo prima, i dati che erano disponibili dal 2000 a oggi mostravano una situazione di totale insostenibilità, cioè un deficit con l'estero troppo elevato rispetto al reddito. E quando si costruisce un modello, se lo si costruisce con dei dati su un periodo di insostenibilità, il modello non potrà che proiettare questa insostenibilità nel futuro. Quindi abbiamo dovuto fare un'operazione un po' più complessa, e cioè ricostruire un po' più all'indietro questi conti per la Grecia, e abbiamo scoperto delle cose abbastanza interessanti, cioè che riportando questi saldi settoriali agli anni 70-80 abbiamo notato che la Grecia aveva appunto fino agli anni 80 le stesse caratteristiche di saldi settoriali che avevano gli Stati Uniti, cioè un saldo positivo del risparmio privato rispetto agli investimenti, un saldo più o meno nullo dei conti con l'estero e un deficit pubblico che più o meno compensava il risparmio privato. Quindi una classica situazione che è sostenibile dal punto di vista dei modelli stock flow, che anzi è quella classica. Diciamo ci sono due situazioni di sostenibilità, forse tre situazioni di sostenibilità. La prima è quella in cui tutti i saldi sono zero, ma si verifica quasi mai. La seconda è quella in cui il saldo con l'estero è zero e c'è un deficit pubblico e un saldo positivo del settore privato, e questa è quella che si verifica per la maggior parte dei paesi e che appunto rispecchia quanto dicevo prima sul desiderio del settore privato di accumulare attività finanziarie che il settore pubblico fornisce. E l'altra è invece dei paesi come la Germania, che crescono in base alle esportazioni, che hanno invece un deficit pubblico che è di poca rilevanza e hanno un surplus di conti con l'estero, e questo surplus di conti con l'estero corrisponde al surplus del settore privato. Quindi in questi paesi il settore privato vuole accumulare attività finanziarie non emesse dal settore pubblico ma emesse da qualcuno nel resto del mondo. Il problema è che questo modello funziona ed è stabile per il paese che lo fa, ma implica che ci sia un altro paese o più altri paesi che si stanno indebitando, e quindi è un modello insostenibile a livello complessivo, anche se la Germania può continuare a utilizzarlo per molto tempo. Quindi la prima cosa che dovevamo capire era appunto se la Grecia aveva avuto in passato una qualche stabilità, e con questa operazione di ricostruzione dei dati ci siamo riusciti. E a quel punto abbiamo, diciamo, costruito lo stesso giochino che abbiamo costruito per gli Stati Uniti, cioè abbiamo individuato quelle voci della spesa e delle entrate del settore pubblico che non sono sotto il diretto controllo del governo ma dipendono da cosiddetto ciclo economico, cioè i sussidi di disoccupazione quando arriva una crisi aumentano, le tasse quando arriva una crisi diminuiscono, perché quando il reddito scende la gente a parità di aliquota paga meno tasse e così via, e le abbiamo separate da quegli strumenti diciamo di politica fiscale che il governo può controllare. Abbiamo poi ricostruito i principali pagamenti in entrata e in uscita della Grecia rispetto al resto del mondo e abbiamo individuato le determinanti di questi pagamenti,
E questo è anche un aspetto molto importante, ad esempio abbiamo individuato la cosiddetta elasticità di prezzo del commercio, che ci dice di quanto i greci riescono a esportare di più se il loro, diciamo, la loro competitività di prezzo migliora. E abbiamo scoperto che questa elasticità è piuttosto bassa, il che ha delle importanti conseguenze. Per esempio, questo vuol dire che se la Grecia esce dall'euro e svaluta la nuova dracma, le esportazioni aumenteranno, sì, ma aumenteranno lentamente, quindi questo richiederà almeno un paio di anni, a mio avviso, per avere un miglioramento dei conti che consenta una ripresa che sfrutti la svalutazione. Mentre per quanto riguarda le importazioni, appunto, la svalutazione ha un effetto sull'aumento dei costi che anche con il modello riusciamo a valutare. E infine abbiamo individuato le determinanti fondamentali del saldo del settore privato, e cioè della spesa complessivamente effettuata dal settore privato nelle sue principali componenti, appunto tenendo conto di tutti i trasferimenti in entrata e in uscita da questo settore, provenienti sia dal settore pubblico che dal settore estero. E ovviamente per la Grecia è molto importante valutare qual è il peso degli interessi pagati all'estero sul suo debito e così via. E questi interessi non sono pagati solo dal settore pubblico, perché anche il settore privato greco era indebitato con l'estero, come diciamo, è ovvio dato il deficit dei conti con l'estero e il deficit commerciale. Quindi il nostro modello ha tenuto conto di tutto questo e poi ci ha consentito di fare i nostri soliti esercizi, che consistono nel prendere, diciamo, per buone le determinanti dell'economia mondiale stimate dalla Banca Mondiale o dalla Commissione Europea, cioè prendiamo per buono diciamo, la crescita del PIL del mondo, e questo influenza le vendite che i greci riescono a fare agli altri paesi. Prendiamo per buono la stima fatta da altri dell'inflazione nel resto del mondo, che anche influenza la competitività dei greci. Prendiamo per buona la politica fiscale proposta dal governo e vediamo cosa il modello prevede, date queste due cose, per quanto riguarda la crescita del PIL, la disoccupazione, i conti pubblici e i conti con l'estero. E appunto abbiamo trovato negli ultimi esercizi che abbiamo fatto che le previsioni della Troica erano tutte sbagliate, perché prevedevano ottimisticamente una ripresa della produzione che non c'è stata. Nell'ultimissimo lavoro che abbiamo fatto abbiamo tenuto conto della piccola ripresa che c'è stata nell'ultimo anno, 2014, in Grecia, dovuta fondamentalmente al turismo. C'è stata una piccola inversione di tendenza, il calo dei prezzi, ma non solo il calo dei prezzi, ha consentito ai greci di avere un po' più di turisti, e abbiamo usato il modello per capire quanto questo incide sulle capacità di crescita dell'economia, e abbiamo visto che sì, questo ha certamente portato a una fine della crisi. Se il governo la smette con l'austerità, anche, diciamo, il settore pubblico non contribuirà più ad aggravare la crisi, ma se non si fa nient'altro, far crescere la Grecia con solo il turismo richiederà un percorso ventennale, trentennale, per ritornare ai livelli di benessere che avevano 5 anni fa. E quindi è impensabile aspettare che tramite questi piccoli miglioramenti la Grecia possa farcela senza diciamo, un intervento esterno. E a quel punto usiamo il modello per capire che forma di intervento esterno si può usare e quali sono le conseguenze. E la nostra proposta principale è quella di un sostegno finanziario che venga dall'estero, perché appunto la Grecia ha un problema di conti con l'estero, quindi se la Grecia attuasse una politica espansiva in deficit
fatto dal governo greco in deficit avrebbe un'immediata ricaduta sui conti esteri e la necessità di finanziare questo aumento del deficit con l'estero. Se ricevesse un sostegno finanziario dall'estero, questo invece sarebbe un problema di minore importanza. E c'è la possibilità concreta che politiche di questo genere vengano fatte, perché fondi europei per farle ci sono, si deve trovare la volontà politica di utilizzarli. Ma se questa volontà politica c'è, e allora questo si può fare. Una seconda possibilità che abbiamo valutato è quella di sospendere, diciamo di scongelare il debito. Il debito estero greco è tutto nelle mani della Troica, quindi questo non creerebbe particolari problemi di tipo finanziario. Si libererebbero circa 7 miliardi l'anno per fare investimenti e questo consentirebbe di far ripartire il paese. E infine abbiamo valutato l'ipotesi di introdurre una moneta parallela, che potremmo chiamare una moneta parallela in Grecia, ma la si potrebbe chiamare anche in altri modi, ossia di mantenere l'euro come valuta formale, ufficiale del paese, ma di far emettere dal governo una moneta fiscale, cioè dei pezzi di carta o degli impulsi elettronici che il governo accetta come pagamento delle imposte. E il governo potrebbe usare questa moneta parallela, l'abbiamo chiamata G-Euro, perché è stata proposta tra gli altri dalla Deutsche Bank, da una ricerca della Deutsche Bank. E questo G-Euro potrebbero essere usati dal governo sia per creare direttamente posti di lavoro. Abbiamo analizzato una proposta di piena occupazione che si rifà a una letteratura basata su Minsky oltre che sulla teoria keynesiana, e abbiamo valutato anche quanto verrebbe a costare una politica di creazione diretta di posti di lavoro fatta dal governo tramite questa moneta parallela, e i dettagli sono sui nostri rapporti ed è assolutamente fattibile dal punto di vista delle cifre messe in gioco. In aggiunta o in alternativa, la moneta parallela può essere usata per ripristinare gli stipendi minimi, le pensioni minime ai livelli pre-troica, e anche quindi di sostenere, far uscire dalla povertà una larga fascia della popolazione che oggi o è in povertà o è a rischio di povertà. E infine abbiamo valutato appunto un ulteriore esercizio, cosa potrebbe accadere uscendo dall'euro. Questo non è facile da fare, perché un modello economico, comunque lo si voglia costruire, non può prevedere cosa succede dopo un cambiamento sistemico così importante, perché è evidente che se io, Grecia, esco dall'euro domani, gli scambi commerciali che ho oggi, i tipi di accordi commerciali che ho oggi, cambierebbero, quindi le elasticità, le stime che ho fatto con i dati riferiti a un sistema di cambi fissi irrevocabilmente non necessariamente reggono quando adotto una situazione completamente diversa. Però avendo abbastanza dati anche per i periodi in cui la Grecia usava ancora la dracma, è possibile fare delle stime. Queste stime, come dicevo, suggeriscono che se la Grecia uscisse dall'euro e svalutasse la nuova dracma, dovrebbe aver bisogno di parecchio tempo per usare solo la svalutazione per ripristinare i conti con l'estero, e una politica espansiva non finanziata dall'esterno accentuerebbe questo problema di finanziamento estero, per cui inevitabilmente ci sarà bisogno o di un sostegno di nuovo da parte di qualche paese che è disponibile a finanziare la ripresa della Grecia, o di soluzioni di tipo protezionistico che però
per un paese piccolo come la Grecia non sono facili da attuare. Pensiamo di sviluppare modelli stock flow anche per altri paesi, anzi siamo sempre alla ricerca di partner e soprattutto finanziatori per poterlo fare, perché come sempre accade servono risorse umane che vanno pagate per sviluppare questi strumenti, e speriamo di poterlo fare anche per l'Italia nel prossimo futuro.